andiamo avanti con l'humus del decesso, andiamo avanti col decesso. E poi si vede, se lui durante il percorso la riesce a vendere, ben venga un altro acquirente. Però noi quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo sottoscrivere, dobbiamo fare i chiacchieri, mi stiamo facendo sempre, che i chiacchieri non servono niente, qua a città, qua in provincia in città si fanno solo i chiacchieri, qua si parla di Capuano, ma chi ha detto che abbia del Capuano? Cioè, ma dove sta che abbia del Capuano? Tutto lo so, qua a Velinese sta tutto quanto. Allora a questo punto noi dobbiamo fare solo questo atto da muro, dobbiamo fare abbonamento. Oggi contestiamo la società, perché è giusto che contestiamo la società, perché se io ti decesi l'ha sbagliato. Ha sbagliato nei confronti di una piazza, dopo cui abbiamo vissuto un anno bellissimo, dopo un anno veramente di buone, che abbiamo vinto un campionato strepitoso, che abbiamo vinto lo scudetto, è giusto che noi lo contestiamo per quello che è successo e siamo scesi in fondo. Noi l'altro ieri siamo stati a Napoli, noi questi li abbiamo detto. Non pensate che si muta a Napoli e ci appara, perché anche uno dice, qui si muta a Napoli e si appara, ma che parola? Noi ci siamo detto quello e pensavamo, il pallone, la cavallina, così non si può. Allora sta la cosa, se noi non lo vuoi fare, sta a Napoli. Noi abbiamo bisogno di persone serie, perché ultimamente ci stanno prendendo tutti quanti i vincitori. Quindi abbiamo bisogno di persone che è positive, persone che rispettano i propri tifosi e siano chiari con lui. Lui adesso quello che deve fare, penso che lo sta facendo, ha capito che deve fare questa cosa, non deve uccidere, non c'è dove fare l'impo che parò, perché lui non può partire per una quarta settimana, adesso cadere, io adesso cadere, no, voglio qua. Perché qua se facciamo adesso cadere, gli maniamo a 20-30, quelli là che siamo stati sempre. Quindi cerchiamo adesso, abbiamo conquistato la serie, manteniamola. Facciamo 2 mesi con lui, vediamo cosa succede. Se ci sarà un nuovo acquirente, lui ha detto che è disposto a vendere la società. Però noi dobbiamo sottoscrivere gli abbonamenti. Prova, Ragazzi, ringrazio tutti. Ringrazio questo popolo che nel momento di difficoltà si unisce. Per noi non esiste calcio e basket. Per noi esiste l'essere arrivinesi. E se oggi ci uniamo con i ragazzi del basket perché siamo arrivinesi. Questo dramma sportivo ha da noi un primo, un personaggio che in questa città non lo vogliamo, perché non può pervenire la fine del calcio e del basket. Per noi è una vergogna, è una vergogna, ci hanno ribellato. Poi un altro appunto lo voglio fare anche per noi avvenitisti, perché è grave, perché per una avvenitista ogni imprenditore sta a casa in silenzio e dice lo squadri con pezzi o pezzottate, qua nessuno vuole bene un basket o un pallone, o vanno sui cazzi loro, ed è grave che oggi non ci stanno 15 imprenditori con cazzo di 200.000 abitanti, ma hanno fatto i cazzi loro dei 50 anni da sta terra.
che voi dovete sapere, un incontro che c'è stato a Napoli, perché da queste parti qua c'è stata la trasparenza, perché quando andiamo a qualche parte noi rappresentiamo c'è un popolo, e chi rappresentiamo lui? Gente come voi, gente seria, gente che paga, gente trasparente. Siamo stati a Napoli, perché poi si stava nella fine del pallone, cavallo a canestro. Noi abbiamo chiesto all'ingegnere, con i nostri voti, che a volte faceva su basket e un pallone. È giusto che voi sapete le risposte che ci ha dato l'ingegnere. Io non metto in un luogo di quello che ho sentito con le mie orecchie. Lui iscrive la squadra, perché ad oggi non ci sono alternative, non ci sono, come lui dice, soluzioni di vuol comprare o vendere la Scandone, e l'Avellino parte. Ha fatto delle promesse che l'Avellino parte e fa partire, e io ci ho fatto un'altra domanda, perché sono venuto come avellinese là, non come curva su Avellino, e ho fatto un'altra domanda anche per i ragazzi del basket. Che cosa? Noi, il basket dove andrà a finire? Lui ha promesso che scrive che si parte con l'Avellino e nello stesso modo fa partire il basket, non facendo perdere la storia ai ragazzi e il numero di matricola, che sono molto legati, è giusto, perché la storia non si butta nel cesso, come hanno fatto con noi altri residenti. E io gli ho detto, con trasparenza, è convinto di quello che lei promette alla gente di Avellino? E poi ho detto un'altra cosa, sì, io sono convinto, gli ho detto anche un'altra cosa. Mi fa piacere che sento queste cose, ma la contestazione da parte degli ultras avanti è che non vogliamo un presidente che è un fantasma, un presidente che non si vede, perché gli uomini nelle difficoltà mettono la faccia, e quella faccia la mettiamo solo lui, perché gli uomini siamo lui il passaggio. E poi vanno solo scappando. In tutto questo ha detto che sia per il basket che per il calcio, l'unico percorso ad oggi per far ripartire sia il calcio che il basket sono legati alle sponsorizzazioni, agli abbonamenti. Perché lui non ha fondi per mettere sia nel calcio attualmente nella pallacanestro. Queste sono le parole dell'ingegnere. Questa è la situazione che ci ha spiegato a noi. Penso che con chiarezza e trasparenza, cioè questo che mi ha detto è finito, non posso farlo. Poi in Davide la coscienza sua, a quello che dice, a quello che fa. Tu ci manufra Avellino. E con dignità ci ha fatto sempre. Non ci può far scattisare nessuno. Perché qui stanno popolo che in basta non ha fatto mettere sotto il diritto a nessuno. Ma tu volevo rifare. Non ci fa curva, eppure voi, forza ragazzi, noi siamo la curva! Noi siamo la curva! Noi siamo la curva! Noi siamo la curva!
associazioni, noi come curva, associazioni. Rispetto alle offerte che sono arrivate, qual è la sua idea? Ma non faccio il commercialista, non so quali sono i debiti. Io voglio vedere il calcio, ti ripeto, noi vogliamo vedere il calcio giocato. L'ingaggio di non stare tutti ogni 5 minuti al tribunale.